collegamento dedicato al mondo dell'atletica leggera. Sì, perché oggi è l'11 di agosto, domani sarà 12 e mancherà un mese al ritorno del Mennea Day a Barletta. Dopo un anno sabbatico, il Mennea Day 2020 ha già un menù molto ricco, pronto, evento organizzato dalla SD. Io corro, ce ne parla in collegamento Skype Eusebio Aliti, che tanto bene conosciamo. Ciao Eusebio, buonasera, ben ritrovato. Ciao Luca, buonasera a te. Allora, manca praticamente un mese, possiamo dirlo, a quella data fatidica del 12 di settembre. Vogliamo anticipare un po' quale sarà il programma di questo Mennea Day 2020, perché è davvero ricchissimo. 12 settembre parte il Mennea Day, un evento organizzato, diciamo, partito tutta l'organizzazione dall'anno scorso, e parte con le gare giovanili, quindi tutte le categorie giovanili, dai 6 anni fino alla categoria cadetti 15 anni. Per poi proseguire con anche una finale, perché il format è quello di un meeting internazionale. Abbiamo voluto fare una cosa come se fosse il Golden Gala, ecco, con le batterie e le finali, perché vogliamo far vivere ai bimbi quella che è l'atletica leggera di alto livello. E per fare questo abbiamo anche invitato atleti della nazionale assoluta, 3 olimpionici, perché il 12 settembre si ricorda un grande campione, si ricorda una grande prestazione. E quindi, oltre a ricordare, noi abbiamo anche un presente, abbiamo questi grandi campioni qui nella nostra regione e nella città, nella nostra città, e quindi loro saranno lì coi bambini e faranno alla fine della manifestazione anche un'esibizione. E quindi davvero tutto da vivere. Eusebio, vogliamo anche anticipare e dare un po' di nomi dei protagonisti ben noti alla scena dell'atletica nazionale che saranno a Barletta? Beh, i 3 olimpionici, la madrina Veronica Inglese, medaglia d'argento nella mezza maratona agli europei, Daniele Greco, l'altro olimpionico pugliese, campione europeo di triplo indoor e quarto alle Olimpiadi di Rio, e il terzo olimpionico è un mio avversario, lo ospito a casa mia, ma è un grande atleta, Giuseppe Bencosme, quattrocentista d'ostacoli, semifinalista a Londra. Ci saranno altri azzurri, ci sarà Daniele Corsa, probabilmente si recupera da un piccolo infortunio, ci sarà Luca Cassano, altro pugliese, e ci saranno insomma altre maglie azzurre che sto cercando di coinvolgere in questo progetto. Insomma, manca un mese, Eusebio, ma è lecito attendersi anche altre sorprese in queste prossime settimane, mi sembra di capire. Sì, l'impegno è quello di creare veramente un grande evento, un evento che Barletta merita, un grande campione come Pietro Mennea e una prestazione come quella di un record mondiale merita. E allora, grazie Eusebio Aliti, lo ricordiamo, 12 settembre, noi seguiremo con molta attenzione l'avvicinamento al Mennea Day, anche quel giorno la sede sarà, correggimi se sbaglio, quella di Corso Vittorio Emanuele, quindi ci si rivede nel cuore della città anche per rivivere il mito di Pietro Mennea. Sì, proprio nel cuore della città, sotto Eraclio, monteremo una pista di 80 metri, dove si faranno queste gare dai 50 ai 60 metri, di 6 corsie. E allora chiedo solo alla regia, prima di salutarti, di vedere la bella locandina che avete anche preparato per questo evento, è una locandina iconica direi, con Pietro Mennea stilizzato che corre proprio sul corso con dei bambini che lo seguono, credo sia il miglior modo per darci appuntamento al 12 di settembre. Grazie ancora Eusebio Aliti. Grazie a te, grazie a voi.